Ma che cos'è la parodontite? La parodontite è una infezione ed una infiammazione del tessuto di supporto dei denti, quindi tutto quell'insieme di gengiva, legamento parodontale e osso che va a sostenere il tuo dente all'interno della tua bocca. La parodontite è una infezione che può essere molto invalidante in quanto, se non trattata correttamente, come ti avrò già accennato e come probabilmente saprai, può portare anche alla perdita dei tuoi preziosi denti. Quali sono i suoi sintomi, i suoi segni principali? Il primo e più importante campanello d'allarme è il sanguinamento alle gengive. È un segnale che non va assolutamente mai trascurato. Immagina per un momento magari che ti svegli una mattina, ti sanguina un occhio o esce del sangue dalle orecchie. Andresti di corsa dal medico per capire che cosa succede. Purtroppo invece per la bocca spesso non è così, viene un pochino sottovalutato quando in realtà è un importante campanello d'allarme. Altri segnali che possono essere un indizio di parodontite sono sicuramente la sensibilità dentale, i denti che diventano un po' più lunghi, si aprono degli spazi, quelli che vengono chiamate le recessioni, la comparsa di alito cattivo o alitosi, che è dovuta spesso alla produzione da parte dei batteri della parodontite di sostanze dal cattivo odore, nonché uno dei segni probabilmente chiave e più importanti e più gravi della parodontite sono la mobilità dentaria. La mobilità dentaria che appunto spesso e volentieri è dovuta a una discesa, una riduzione del supporto dell'osso proprio a causa dell'infezione parodontale. Infine, i segni valutati dal dentista che sono la presenza di tasche superiore ai 3-4 mm, la presenza di altri segnali come recessioni, indice di placca, indice di sanguinamento, pus e quant'altro. La parodontite, oltre a essere un grosso problema ed importante problema per la tua bocca e per i tuoi denti, può creare anche problemi alla tua situazione generale. La ricerca scientifica in questo campo è molto, attiva e curiosa nel scoprire sempre nuove associazioni. La parodontite può essere associata alla comparsa di ictus, a problematiche cardiovascolari, complicanze o problematiche in gravidanza o anche proprio nella fertilità, nonché anche ultime associazioni, addirittura pensate, parlando di un'associazione abbastanza stretta fra la comparsa di parodontite e la comparsa di alcune tipologie di tumori, per non parlare ovviamente di quelle più comuni e conosciute come osteoporosi, diabete e altre patologie. Tutto questo per dire che ovviamente la bocca è fondamentale e importante, avere un sorriso sano, un sorriso piacevole, un sorriso che ci permetta di masticare e sorridere è importante, ma che la parodontite può essere un problema anche per la nostra salute. Se hai piacere di scoprire di più su come è possibile trattare la parodontite in modo poco invasivo, continua a seguirmi per scoprire il metodo Sorriso Sereno.